sicuramente siamo la prima scuola che avvia in Italia, che avvia una collaborazione di questo tipo con uno chef che è dall'altra parte del mondo. Vi volevo presentare il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e della Basilicata. Qual è la capacità che ha la scuola potenzialmente di internazionalizzare i contesti e i rapporti? Ricordiamo che hai servito una cena importantissima al principe Carlo e alla regina d'Inghilterra, la regina Elisabetta. Good morning a tutti, grazie alla presidente dottoressa Paola Pezzelli, grazie soprattutto alla presenza del dottor Franco Pugliese, sono veramente onorato per la sua presenza. Grazie tante e ovviamente grazie ai professori e soprattutto un grazie a tutti gli studenti, perché sono loro quelli che poi effettivamente ci rappresenteranno in qualche modo in futuro e quindi sono loro il motivo per cui noi stiamo facendo questo oggi, penso. Vogliamo valorizzare questa lezione virtuale l'impegno della formazione professionale che a mio avviso è cruciale in qualsiasi carriera diciamo che uno intraprenda, ma soprattutto secondo me nella carriera dell'ospitalità in quanto a contatto col pubblico. E quindi molto sensibile e quindi richiede uno sforzo maggiore che può essere solo formato con la passione di servire o cucinare per quella categoria di persone che possono essere ospiti, amici, parenti, a me piace chiamarli commensali, quindi la passione secondo me è importantissima. Nello svolgimento del nostro lavoro è importantissimo il rapporto fra i vari reparti dell'ospitalità, quindi il bar, il cimento, la sala e la cucina. Quindi alla fine il nostro prodotto è l'ospitalità e quindi questo è l'insieme del lavoro, della cucina, della sala di ricevimento e del bar. Quindi io ho fatto un lavoro come chef straordinario e poi c'è qualcuno che non mi ha rappresentato in maniera giusta, per cui deve essere allargato e unificato allo stesso tempo il lavoro di ciascuno di noi. Quando io vado al ristorante io non voglio solo mangiare bene, voglio stare bene anche. Gli studenti, coloro che lavoreranno in cucina, a valorizzare, a guardare i prodotti locali con più valore, perché vengono strumpati perché magari mi stanno sì vabbè, ma che cosa può essere una zucchina, cosa può essere un porco, quello che sia, una mandorla di Corinto oppure un pico, quello che sia, ma effettivamente hanno un valore assolutamente sprezzoso. Quindi che cosa c'è alla base? La genialità, quindi la genialità del contadino. Quindi ho preso questi pomodori, ovviamente non erano pomodori a bici perché comunque è difficile trovare quelli oggi, ci arrivano da Messico, non sono proprio i nostri, e quindi ho creato questo aglio, una buona quantità di olio, ho fatto poi tra l'altro il San Giovanni nostro può essere, fa benissimo quando piccante, con quello che si chiama in gergo Udiavadecchia, chiaramente questi sono tutti i grandi tipici locali che solo cercando si trovano a produzione attenti, e quindi il piccante, quindi ci sta il pomodorino, e dopo invece ho già aggiunto il pinolo, perché voleva il pinolo, perché no, cioè, il pinolo, e quindi ho fatto questa mezza porzione di pasta. Quando ci si cucina è come Giorgio Armani, che lui magari ha dei colori o dei tessuti particolari che lui usa. Quindi vorremmo cercare dei tacchi. Che tu ci possa dare dei consigli da prendere in mente per avere uno sviluppo lavorativo come il suo, per come il tuo, per rendere in alto, diciamo.
può passare dalla scuola, dalla scuola per dire, non si può passare al flambè, non si può passare alla mire qua. Sono passati, sono troppo, dei passi troppo, troppo grandi, cioè ma c'è un punto di mezzo. Usciamo dalla scuola e già sappiamo come fare la mire qua, capito? E sappiamo come esercitare un corpo.